La seconda edizione del Collector Chain Prize by Art Defender dimostra ancora una volta la bella stagione che sta vivendo la fotografia, sia nel senso delle opere che si vedono, sia nel senso delle gallerie che le mostrano. La selezione è stata anche un po' difficile, perché in realtà ce n'erano parecchi di bravi e di possibili. Tutti i fotografi, anche quelli giovani, producono bene. Un po' in linea con la crescita di Arte Fiera è cresciuto anche questo premio, anche perché le gallerie hanno portato proposte di grande interesse, sia le gallerie che portano fotografi affermati, tradizionali, classici, sia le nuove proposte. È stata un'esperienza bellissima, la mia prima come giurato. Devo dire che il livello medio della proposta qui in fiera è alto, ma ciononostante siamo riusciti a trovare la quadra tra i giurati e anche il presidente, scegliendo un artista che coniuga la tecnica fotografica con delle istanze culturali e sociali molto attuali. Il vincitore del premio The Collector's Chain by Art Defender è Maha Mallou con l'opera The Mouse, Capturing the Light. L'opera di Maha Mallou è un'opera molto personale, rappresenta molto bene quello che è il clash, cioè lo scontro tra quella che è la cultura di provenienza dell'artista, che è una cultura molto radicata alla tradizione, con quello che è invece la nuova idea di vita dei paesi arabi, in particolare il paese dell'Arabia Saudita, che sta facendo ovviamente in questi anni un processo di modernizzazione di costumi e di possibilità, in particolare per il mondo femminile. Il premio Art Defender per la fotografia in arte fiera è giunto alla sua seconda edizione, la dimostrazione della volontà della nostra azienda di essere vicina al collezionismo fotografico, accompagnando anche con dei servizi, con dei supporti, degli aiuti, il mondo collezionistico, specialmente nei giovani artisti. Attraverso questo premio noi speriamo di promuovere questa fantastica arte che è la fotografia artistica.